Fermo! Non ti muovere! Ah, non sparare! Sono innocente! Sono americano! Deciditi! Voglio parlare con il console americano! Molla le armi e buttati a terra! Mettila via, sergente Mu. Mi dispiace, monsieur, ma non posso lasciarla andare. Sono in arresto. Ah, no. Vorrei farle alcune domande. Andiamo al bar. Avanti, marche. Che pasticcio. Questa bomba è un oltraggio. La smetta, monsieur. Ti rendi conto che potrebbe essere morto Mu? Sì, monsieur, ma cerco di essere ottimista. Tra l'altro mi viene in mente un caso quando l'assassino, facendo finta di essere morto, riuscì a fuggire. Comunque in questo caso l'uomo è veramente morto. Interroga la ragazza e prendi la sua dichiarazione, se ci riesci. Al lavoro! Il suo nome, per favore? George Stobart, sono della California. E che cosa l'ha portata qui a Parigi, Monsieur Stobart? Sto viaggiando, sto visitando l'Europa. Ha scelto bene, la città è più bella in questo periodo dell'anno, non pensa? Oh sì, penso di sì, a parte la bomba. Era nelle vicinanze del bar quando è avvenuta l'esplosione? Sì, ero seduto fuori sul marciapiede. Sono fortunato a non essere rimasto ucciso. L'ispettore ignorò la mia osservazione. Ha visto il defunto entrare nel bar? Sì, l'ho visto. Era da solo? Oh, sì. E non le ha detto niente? No, era molto più interessato alla cameriera. Non ha visto nessun altro nel bar? Sì, c'era un tipo vestito da pagliaccio. Aveva con sé una fisarmonica. Una fisarmonica? Bon, nella mia mente si sta già svolgendo la scena. E non è bella. La ragazza sta bene, Mu? Se la caverà, conferma la dichiarazione dell'americano. Un pagliaccio con una fisarmonica. Certamente un travestimento eccentrico ed elaborato. Molto bene. Ah, bien. Ho sentito abbastanza. Cosa vuol dire? Mi basta sapere che lei non sa niente. Può andarsene. Spero che questo piccolo incidente non le rovini il resto delle vacanze. E a proposito della mia sicurezza personale, può almeno darmi qualche consiglio? Che cosa le posso dire? Stia attento e cerchi di fare attenzione ai tipi sospetti. E non attraversare la strada prima che appaia l'omino verde. Che bel consiglio. Onestamente credo che lei non corra alcun pericolo, monsieur. Se si dovesse ricordare qualcosa di importante, per favore si metta in contatto con me. Il mio biglietto. Grazie. È tutto. Può andare. Non abbiamo molto su cui andare avanti, monsieur. All'apparenza no. Ma cosa si nasconde nel subconscio? Se solo si potesse aprire la porta... Dici sul serio, monsieur? Pensavo che il tuo interesse nelle indagini psichiche fosse solo accademico. Mi scusi, mademoiselle. Ciao, sono George Stobart. Oh, sei americano, eh? Sì, esatto. In vacanza a Parigi. Una vacanza memorabile. Eri qui quando è scoppiata la bomba? Puoi dirlo forte. Ero seduto proprio fuori dal bar. Hai visto un uomo di mezza età, forse sulla sessantina, con un cappello e un soprabito? Non potevo crederci. Non mi aveva neanche chiesto come stavo. Sì, è entrato proprio prima che la bomba esplodesse. Tu non c'entravi niente con lui, vero? Oh no, per niente. Sono Nicole Collard, della Liberté. Che cos'è? Una discoteca? Oh no, è un giornale. Sei una giornalista? Sono una fotografa e giornalista. Allora potresti intervistarmi sull'attentato. Sai, la dichiarazione di un testimone oculare. Pochi minuti dopo l'attentato che ha sconvolto Parigi, sai, una tragedia vera, con emozioni vere, quel genere di cose. Mi attengo solo ai fatti, grazie. Hai visto chi ha piazzato la bomba? Ti sembrerà strano, ma era vestito da pagliaccio. Oh no, ha colpito ancora. Guarda, l'ispettore mi ha dato il suo biglietto da visita. Oh, so! Lo conosci? Oh, sì, ci siamo già conosciuti. Non sapevo che si chiamasse Augustin. Devo dire che gli si addice. Rousseau non ha battuto ciglio quando gli ho detto del pagliaccio. Come se lo sapesse già. È tipico di un duro come Rousseau. È proprio un tipo strano. Chi dovevi incontrare?
Si chiama Plantard. Mi ha chiamato ieri sera, ma non lo conoscevo. Mi disse che aveva una storia che mi poteva interessare. Mi chiese di incontrarci al bar. Penso che non saprò mai che cosa volesse dirmi. A meno che tu non riesca a fare interrogatori telepatici come Rousseau. Come ha fatto Plantard a sapere il tuo nome? Tramite il giornale La Liberté ho scritto un articolo che metteva in collegamento due omicidi insoluti in Italia e in Giappone. I casi erano sorprendentemente uguali. Una vittima ricca, nessun motivo apparente e un assassino in costume. Plantard mi disse che mi avrebbe fornito ulteriori informazioni. Il pagliaccio deve essere venuto a sapere dell'appuntamento in qualche modo. Avevi mai incontrato il pagliaccio prima? Una storia lunga. Ho tutto il tempo che vuoi. Io no. Perché non vuoi raccontarmi di questo pagliaccio? Perché vuoi mischiarti in questa storia? Perché per poco non mi uccideva. Ti basta? Penso di sì. Senti, ti do il mio numero di telefono. Se mi aiuti con la mia storia, ti dirò quello che so. E mettiamo subito le cose in chiaro. È soltanto una relazione di affari. Va bene, affare fatto. Devo sviluppare queste fotografie, monsieur. Bene, ci vediamo. L'editoriale era dedicato esclusivamente a voci, gossip e sensazionalismo. L'articolo di testa si riferiva alla visita di un vincitore di un premio Nobel proveniente da qualche impronunciabile stato dell'Europa dell'Est. Notai una scritta in fondo alla pagina. Diceva Salah ed-Din 1345. La grande notizia riguardava l'assassinio di un grande magnate dei media francese ucciso a sangue freddo. Il tizio emanava molta sicurezza di sé, come un qualsiasi uomo di stato francese. Ehi, smettila! Vattene da qui! Che cosa pensi di fare? Stavo ammirando la tua cassa degli attrezzi. Ah sì? Ci hai dato una bella occhiata, eh? Ti avverto, se la tocchi ti spacco la faccia. Va bene, ho capito. Ehi tu! Pensavo ti avessero arrestato. No, è stato un malinteso. Quando ha tirato fuori quella pistola, ho pensato che fossi spacciato. Quelle automatiche sono proprio potenti, sai? Si era sbagliato, pensava che fossi un terrorista. Tu! Un terrorista! Stava solo facendo il suo dovere, suppongo. Vuoi leggere il mio giornale? Non ho tempo di leggere quella roba! Non vedi che ho da fare? Potresti leggerlo a pranzo. Ho solo 10 minuti e se fosse stato per il mio capo non avrei avuto nemmeno quelli. Mi vorrebbe sotto flebo, così non dovrei fermarmi a mangiare. Ma dai, prenditi il giornale e smetti di lamentarti. Buah! Guarda questo, maledetti liberali! Pua, proteggiamo i delfini? Cacciamoli e mangiamoli, dico io! Tutto quel baccano per un po' di pesce! Guarda, quelli lì sì che sono grandi! Come i tappi delle bottiglie di champagne, no? Ah, chi è? Salah ed-Din? Corre nel Prix de l'Arc de Triomphe! È un cavallo da corsa? Un cavallo? Una leggenda! La reincarnazione del Bucephalus, mon ami! Corre come un fulmine! Mi fai un favore? Mi tieni d'occhio il buco? Voglio andare a puntare un po' di soldi su quel ronzino. E la cassa degli attrezzi? Chi se ne frega, prendi quello che vuoi. Nella cassa ho trovato un attrezzo a forma di T. Non sapevo a cosa servisse, ma sembrava utile. Il K
clown era fuggito in quel viottolo, ma ormai non c'era più traccia di lui. Ero incuriosito da Nico e da ciò che avrebbe potuto dirmi a proposito dell'esplosione. Puzzava come se qualcuno avesse chiuso un carico di pesce dentro uno spogliatoio in un caldo pomeriggio d'estate. Non c'era niente di interessante. Sollevai il coperchio e scoprii ciò che dall'odore sembrava l'ingresso di una fogna. Feci un gran respiro e mi preparai ad arrampicarmi sulla grondaia. Forse il pagliaccio non era scappato sui tetti. Quando presi in mano la palla di plastica, mi resi conto che potevo indossarla. Era il naso rosso del pagliaccio. Raccolsi il fazzoletto fradicio. Era freddo e unto. Presi il pezzo di stoffa e lo tolsi dal chiodo. Salve! Non ti muovere tu! Tu, topo di fogna! Sapevo che ti saresti fatto vivo e ora ti ho in pugno! Di che stai parlando? Sei entrato senza permesso. Vieni fuori di lì immediatamente! È quello che sto cercando di fare. Dammi la mano! Non mi freghi con questi trucchi! Stai lontano, monsieur! Va bene, va bene! Ora, che cosa stai cercando? Un telefono. Devo fare una chiamata urgente. Qui non ci sono telefoni. Voglio sapere che cosa ci facevi nelle fognature. Non hai sentito l'esplosione? Nelle fognature? Ho sentito piuttosto un cocktail mortale di gas combustibili e di sostanze chimiche. No, al bar. Più precisamente un cocktail mortale di musica di fisarmonica e di canaglie. Cosa? Il bar? Saltato in aria? Mon Dieu, è terribile. Hai detto musica di fisarmonica? Sì. Quel diavolo non ha proprio nessuna pietà. Era travestito da pagliaccio. Quando la bomba è esplosa, lui era già fuggito attraverso le fognature. Mon Dieu! Allora l'uomo che ho inseguito, vuoi dire che quell'uomo e il pagliaccio erano la stessa persona? Beh, sì, è quello che ho pensato. Questo non spiega ancora che cosa ci facevi tu nelle fognature. Per ora, tutto quello che so è che tu sei il suo complice. Oh no, sono solo un turista. La maggior parte dei turisti si accontentano della Tour Eiffel, del Louvre di Pigalle. Non mi ero reso conto che i tubi di scarico fossero una tale attrazione. Magari vuoi dare un'occhiata al mio biglietto da visita? E questo cos'è? Inspecteur Augustin Rousseau. Che cosa dice? Squadra ominidi? Omicidi. L'inchiostro è un po' sbavato. Allora non sei un turista. Va bene, non lo sono. Ti ho mentito, mi dispiace. Non ti devi scusare, monsieur. Sai, avevo la sensazione che ci fosse qualcosa di strano in te. È il tuo portamento. La tua compostezza. Ah, sì. Senza dubbio il portamento di un uomo disciplinato e io dovrei saperlo. Ero nell'esercito, ricordi? Quando avevo la tua età, combattevo nel deserto africano. Come posso aiutarti, inspecteur? Questo è quello che ho usato per aprire il tombino. Ne ho uno proprio identico, monsieur.
Vuoi che lo vada a prendere? No, non ti disturbare. Oh, non mi disturbo mica, monsieur. Lasciamo stare. Cercavo solo di essere utile, monsieur. Osserva questo naso falso. Mi sembra un naso da pagliaccio. Precisamente. Deve averlo perso quando è fuggito. A meno che lui non volesse che fossi tu a trovarlo. E perché? Per scaricare la colpa su di te. Ti dice niente questo fazzoletto? Niente, monsieur, è ripugnante. Che cos'è che ti ha spinto a mostrarmelo? Qualcuno se n'è servito per svuotarsi le narici. Ti dice niente questo pezzo di stoffa? È la stessa stoffa della giacca che ho trovato. Riconoscerei ovunque questo disegno. Ora, a proposito della giacca che hai trovato, ce l'hai qui? No, monsieur. Una delle maniche era strappata, così l'ho portata a riparare. Un peccato, perché altrimenti sarebbe stato un buon capo d'abbigliamento. All'interno, sull'etichetta, c'era il nome del sarto. Dimmi qualcosa dell'uomo che hai spaventato. Ah, era un tipo sgarbato, monsieur. Mi ha afferrato e mi ha immobilizzato il braccio e improvvisamente mi sono visto di fronte la sua faccia. Aveva una presa di ferro, ma non sapeva con chi aveva a che fare. Oh no, ha fatto un grave errore a prendersela con una iena del deserto. Sì, sì, immagino. Conosci la cameriera del bar? Non sospetterai mica di lei, vero? Rispondi alla mia domanda, per favore. Sì, la conosco. Molto bene, direi. È venuta a lavorare al bar 6-7 mesi fa. Per tutta la settimana aspetto solo che mi venga a trovare. Veramente? Ti mancherebbe se non ci fosse. Ma oui. E chi altro troverei disposto a tagliarmi le unghie dei piedi? Non ti dice niente il nome Plantard? No. L'uomo che hai visto aveva con sé una 24 ore? Accidenti, sì, ce l'aveva. Se la teneva stretta come se fosse stato un bambino. Apparteneva alla sua vittima. Cosa pensi contenesse? Droga? Gioielli rubati? Non lo so, ma l'assassino pensava che valesse di più di una vita umana. Non c'è niente che valga tanto, monsieur. Dove l'hai mandata la giacca? L'ho data ad una ramendatrice ambulante. Fortunato come al solito. Non c'era niente nelle tasche della giacca? Niente. Sai che cosa penso? Non me lo dire. Si è tolto il costume da pagliaccio e si è travestito da persona normale. Sembra che questo tipo sia proprio furbo. Qual era il nome sull'etichetta? Era un nome straniero. Todrick, penso. Hai preso l'indirizzo? Non c'era, monsieur. Solo un numero di telefono. Beh, non mi aspetto di certo che tu ti ricordi un numero di telefono visto solo una volta. 74 98 08 59. Stai scherzando? È questo il suo numero di telefono? Sì, è questo. Un piccolo giochetto coi numeri che ho imparato nel deserto. Un Tuareg mi ha insegnato questa tecnica. È incredibile. È utile al supermercato quando vado a pagare. Avrò una ricompensa? L'onestà, monsieur, prima o poi viene sempre ricompensata. Allora sono contento di non contare sull'onestà per pagare i conti. Devo andare. Grazie per il tuo aiuto. Gli abitanti di Parigi potranno dormire un po' più tranquilli stanotte. Vraiment? Ho fatto solo il mio dovere, monsieur. Buona fortuna, inspecteur. Spero che tu riesca ad asciuffare presto questo assassino. Quindi il clown era scappato attraverso le foglie, era risalito in quel cortile e poi era tornato sulla strada da qui. Non era molto, ma la polizia non aveva fatto di meglio. Pronto? Chi è? Salve, sono George Stobart. Non mi conosce. Esatto, signor Stobart, non la conosco. Cosa posso fare per lei? Sto cercando di rintracciare uno dei suoi clienti. Posso venire a parlare con lei? No, no, è impossibile. Va bene, lasci perdere. Voglio solo un nome.
Di cosa sta parlando? Per chi lavora? Posso dire che sto lavorando per la verità e la giustizia. Ah, meno male. Pensavo che lei fosse della polizia. Sono in gioco vite di persone innocenti, signor Todrick. Vite che potrei salvare. Sta raccogliendo dei soldi per i bisognosi? No, niente affatto. Tutto quello che voglio da lei è un'informazione. Va bene, mi dica. Conosce un uomo che si chiama Plantard? No, non ne ho mai sentito parlare. Vuole che le dica cosa è successo a Plantard? Di come è stato ucciso a sangue freddo? Non ho mai sentito parlare di questo Plantard. Penso che Plantard abbia una famiglia, no? Nel loro appartamentino, a quest'ora, la signora Plantard sta preparando la cena. Sta aspettando che suo marito arrivi. Il figlioletto sta aspettando che papà torni dal lavoro. Non vede l'ora di mostrargli i bei voti che ha preso oggi a scuola. Solo che stasera, Monsieur Plantard non tornerà a casa. Si è dimenticato del cagnolino. Eh? Il fedele cagnolino che sta aspettando di sentire la voce del suo padrone. Forse non ce l'hanno un cane. Cosa ne pensa? Non conosco Plantard. Non ho mai sentito il nome Plantard. Non c'entro niente con tutto questo. Cosa sa del pagliaccio che ha messo una bomba nel caffè della Chandelle Verte? Non so di cosa stia parlando. Ha nervi saldi, Todrick. Ma penso che lei mi stia nascondendo qualcosa. Non so chi è lei, ma sono sicuro che non sa di cosa sta parlando. Oh, è ridicolo. La smetta di prendersi gioco di me, Todrick. Le dico che non so niente di questo pagliaccio. Grazie per l'aiuto, Todrick. Pronto, Nicole Collard. Ciao, sono George. Ah, oui? Avevi detto di chiamare se avessi potuto aiutarti. Hai nessuna informazione per me? Puoi scommetterci. Ho sentito un testimone che ha parlato con il pagliaccio e so dove l'assassino si procura i suoi vestiti. Dici sul serio? Sono stupita. Davvero? Beh, non è stato facile. Senti, perché non vieni qui da me questo pomeriggio? Va bene, dove abiti? 361 Rue Jarry. Va bene, arrivo. Io ero abituata a lavorare da sola, ma dovevo ammettere che coinvolgere George nel caso mi faceva sentire meglio. C'erano però delle altre cose di cui mi sarei dovuto occupare da sola, e in fretta. Dovevo trovare le risposte a certe domande. Chi era il killer in maschera? E perché aveva ucciso Carchon? Perché Carchon aveva chiesto che lo intervistassi? Come faceva a conoscere mio padre? E perché il mio direttore era tanto spaventato? C'era una specie di guerra segreta in corso. Ma chi era dalla parte di chi? Una cosa però sapevo per certo. Stare seduta alla mia scrivania non mi avrebbe aiutato a trovare alcuna risposta. La scatola era stata scolpita da mio padre. Non c'era mai stata una chiave. L'elefante sul coperchio era identico a quello di Carchon. La scatola era... Quella scatola... L'elefante sul... Salve, posso farti qualche domanda? Dipende, sei della polizia? No, sono una giornalista. Arrivi in ritardo, non ti pare? Hanno già portato via il cadavere. Intendo scrivere un articolo di aggiornamento sul caso.
Ti piacerebbe una fruscina per i capelli come questa? Per chi mi hai preso? Per una specie di... pervertito? Vedi questo biglietto? Stai cercando di corrompermi? No. Certo, non ti biasimo. Un bel giovanotto come me. Dai un'occhiata a questa. Non mi piacciono i fazzoletti di pizzo. Mi graffiano il naso. Capisco. Deve essere un grosso problema per te. Riconosceresti questa? È la chiave di una cassaforte. Una Warner Special, se non sbaglio. Cosa ne pensi del mio bossolo di proiettile? Ti occupi di riciclaggio? No, certo che no. Peccato. Ho dell'immondizia simile di cui vorrei liberarmi. Non gli interessava vedere. Guarda questo messaggio segreto. Molto carino, ma ormai non è più un segreto, no? Ormai è solo un messaggio. Ti piace questa statuetta? È robetta che si può prendere per pochi spiccioli al mercatino delle pulci. Il codice a sostituzione non lo interessava. Conosci quest'uomo? Sembra un tipo da prendere con le mole. Aveva uno zio che stava coi fascisti, ma non parliamo mai di lui. Cosa gli è successo? E che ne so, non parliamo mai di lui. Hai mai visto un oggetto del genere? Cosa credi che sia? Un idraulico? Dimmi, sei in qualche modo legato all'operaio che ho visto scavare la buca? Non parlarmi di Flobage. Va bene. Ha appena vinto una fortuna ai cavalli e non vuole darmi un centesimo. I soldi sono suoi. Ma quando lui era il verde era felice di vedermi per chiedermi un prestito. Tra fratelli ci si dovrebbe aiutare a vicenda, diceva. Ma ora che è diventato ricco, la musica è cambiata. Stai facendo un ottimo lavoro. Certo, diamine. Dovresti scrivere un pezzo su di me, non su quell'idiota che è saltato in aria. Sugli eroi che raccolgono i pezzi dopo che il disastro ha colpito. Esattamente. Fammi il tuo miglior sorriso e forse nell'articolo metterò la tua foto. Oh, bene. Dammi solo un secondo per sistemarmi i capelli. La polizia aveva portato via il corpo, ma sembrava che nient'altro fosse stato toccato. Alcuni giornalisti bevono anche in servizio, io no. Oh, stupido coso! Un vuoto lasciato da un pannello saltato in aria. Da quell'angolazione mi accorsi che nello spazio dietro ai tubi era stato collocato qualcosa. Dietro al tavolo c'erano dei tubi danneggiati. Voilà! La polizia e la scientifica si erano lasciati sfuggire un indizio essenziale, una specie di borsa. Sulla borsa c'era il simbolo della croce dell'organizzazione di Grachon. Ero sulla pista giusta. Sulla borsa c'era il simbolo della croce dell'organizzazione di Grachon. Dentro la borsa c'erano due oggetti, uno strano manufatto metallico e una lettera scritta in una specie di codice. Sul manufatto, una spada incrociava una bilancia, la bilancia della giustizia. Chissà se c'era qualche collegamento con la sala sotto la banchina. Un altro messaggio in codice, con lo stesso sistema di cifratura. Quindi Plantard aveva a che fare con Carchon.
Plantard, Pierre è stato ucciso. L'assassino deve aver seguito la pista di Arno e Yamada. Cercherà anche noi. Dobbiamo essere vigili. La figlia di Thierry ha violato la cassaforte di Pierre. Mi preoccupa. Imelda. E brava Imelda l'innocente. Plantard lavorava per lei e per Carchon. Ma perché Plantard voleva incontrarmi? Era una trappola? O forse era anche lui coinvolto fino al collo e aveva bisogno di me per rivelare la storia? Qualsiasi fosse stata la storia, una cosa era chiara. Era una storia per cui valeva la pena uccidere. Ehi, e le mie foto? Oh, ma certo! Come ho fatto a scordarmene? Bene, sto aspettando. Dov'è la tua macchina fotografica? La macchina fotografica? Oh, dimenticavo! Si è rotta! Ma allora, non dovrebbero mai mandare una donna a fare il lavoro di un uomo. Beh, questa donna lo aveva fregato facilmente e aveva trovato indizi sfuggiti alla polizia. Lo strano manufatto metallico nella borsa di Plantard mi aveva reindirizzato alla banchina. La chiave di Plantard entrava perfettamente nella fessura. Dunque anche lui doveva aver usato quel posto. Una fotografia era stata fatta a pezzi. Se solo fossi riuscita a ricostruirla. Uscelo, non può essere.
ma non c'era alcun dubbio. Era la foto di mio padre. Papà? Oh cielo! Dopo tutto quello che avevo passato, pensavo di essere in grado di affrontare qualunque cosa, ma questo no. Mio padre, l'unica persona al mondo che avevo sempre ammirato, era al fianco di Carchon, mentre quegli assassini facevano il loro sporco lavoro. Mio padre, che sorrideva all'obiettivo, non riuscivo a crederci. Capii che dovevo assolutamente andare fino in fondo a quella storia e che avevo davvero bisogno di George.